Ciao a tutti e benvenuti a Do Yourself Ispirazione. In questo video voglio farvi vedere questa bottiglia ed in particolare se qualcuno di voi ha idea di cosa si tratti, beh, siete già a buon punto. È una bottiglia antistress. Ed ora vi farò vedere come realizzarla. Quello che ci serve è quindi una bottiglia con un coperchio. Vedete com'è questo? Io l'ho presa di vetro e naturalmente vedete quelle di vetro hanno questa guarnizione e queste parti di metallo per essere chiuse. Poi ci servono queste perle che sono quelle appunto gelatinose. Poi ci serve dell'olio e io ho utilizzato poi dei brillantini naturalmente del colorante. Come vedete la bottiglia ha già per circa 2/3 dell'acqua. Naturalmente potete decidere voi quanta acqua mettere, ma direi che bene o male questa è la dose che ci serve. E aggiungo poi il nostro colorante. Potete decidere quello che volete, vedete io in questo caso ho utilizzato un rosso, che è simile a quello che sono i colori di queste perline. Vedete, in realtà non è proprio stata la decisione forse migliore perché si fa un po' fatica a vedere queste perline. Nel momento che sono praticamente lo stesso colore, ma naturalmente potete decidere voi quello che preferite. E poi sto preparando ora dell'olio a cui aggiungo i brillantini, mischio un po' e ora aggiungo. Ecco qua. Naturalmente, vedete, acqua e olio hanno consistenze diverse, quindi la parte dell'olio va sopra perché ha un peso più leggero di quello dell'acqua. E ora posso mettere il nostro coperchio. Chiudo. Vedete, mi posiziono per bene la guarnizione e chiudo con questi gancini. Su entrambi i lati, naturalmente. E ora proviamo a vedere se tiene ed esattamente, guardate, ora potremo mischiare per bene. E guardate, è davvero carino perché poi i brillantini si mischiano con le perline e quindi restano un po' mischiati, magari si appiccicano anche al vetro e l'effetto è davvero interessante. Ma ogni volta che riporteremo tutto in una posizione verticale, l'olio e l'acqua si separeranno in questo modo. Come vi dicevo prima, quello che possiamo fare è anche naturalmente utilizzare le nostre palline gommose con un altro colore, quindi che non siano mischiate o che si possano ben differenziare appunto dal resto. Quindi abbiamo ben tre colori con cui giocare e tre effetti speciali. E di nuovo, guardate qua, posso giocarci quanto voglio. E beh, direi che questo era il mio video, quindi fatemi sapere quello che ne pensate. Sono davvero curiosa di leggere i vostri commenti. Fatemi quindi sapere se è anche utile e davvero funziona come antistress. E altrimenti, beh, continuate a seguirci, abbonatevi al nostro canale e ci vediamo la prossima volta. Ciao!